Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ieri ho aperto qui, nella Basilica di San Pietro, la porta santa del Giubileo della Misericordia, dopo averla aperta già nella cattedrale di Bangui in Centrafrica. Oggi vorrei riflettere insieme a voi sul significato di questo anno santo, rispondendo alla domanda: ma perché un giubileo della misericordia? Cosa significa questo? La Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Non dico è buono per la Chiesa questo momento straordinario, no, no. Dico la Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Nella nostra epoca di profondi cambiamenti, la Chiesa è chiamata ad offrire il suo contributo peculiare, rendendo visibili i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Il Giubileo è un tempo favorevole per tutti noi, perché contemplando la Divina Misericordia, che supera ogni limite umano e risplende sull'oscurità del peccato, possiamo diventare testimoni più convinti ed efficaci. Volgere lo sguardo a Dio, Padre misericordioso, e ai fratelli bisognosi di misericordia, significa puntare l'attenzione sul contenuto essenziale del Vangelo. Gesù, la misericordia fatta carne che rende visibili ai nostri occhi il grande mistero dell'amore trinitario di Dio, celebrare un giubileo della misericordia equivale a mettere di nuovo al centro la nostra vita personale e delle nostre comunità lo specifico della fede cristiana, cioè Gesù Cristo, il Dio misericordioso. Un anno santo, dunque, per vivere la misericordia. Sì, cari fratelli e sorelle, quest'anno santo ci è offerto per sperimentare nella nostra vita il tocco dolce e soave del perdono di Dio, la sua presenza accanto a noi e la sua vicinanza, soprattutto nei momenti di maggiore bisogno. Questo giubileo, insomma, è un momento privilegiato perché la Chiesa impari a scegliere unicamente ciò che a Dio piace di più. E che cosa è che a Dio piace di più? Perdonare i suoi figli, aver misericordia di loro affinché anch'essi possano a loro volta perdonare i fratelli, risplendendo come fiaccole della misericordia di Dio nel mondo. Questo è quello che a Dio piace di più. San Ambrogio, in un libro di teologia che aveva scritto su Adamo,
prende la storia della creazione del mondo e dice che Dio ogni giorno, dopo aver fatto una cosa, la luna, il sole o gli animali, il libro, la Bibbia dice, e Dio vidi che questo era buono. Ma quando ha fatto l'uomo e la donna, la Bibbia dice, Dio vidi che questo era molto buono. E Sant'Ambrogio si domanda, ma perché dice molto buono? Perché dice, è tanto contento Dio dopo la creazione dell'uomo e la donna? Perché alla fine aveva qualcuno da perdonare. È bello, La gioia di Dio è perdonare. L'essere di Dio è misericordia. E per questo in quest'anno dobbiamo aprire i cuori, perché questo amore, questa gioia di Dio si riempie, ci riempie a tutti noi di questa misericordia. Il Giubileo sarà un tempo favorevole per la Chiesa se impareremo a scegliere ciò che a Dio piace di più, senza cedere alla tentazione di pensare che ci sia qualcos'altro che è più importante o prioritario. Niente è più importante di scegliere ciò che a Dio piace di più, cioè la sua misericordia, il suo amore, la sua tenerezza, il suo abbraccio, le sue carezze. Anche la necessaria opera del rinnovamento delle istituzioni e delle strutture della Chiesa è un mezzo che deve condurci a fare l'esperienza viva e vivificante della misericordia di Dio, che sola può garantire alla Chiesa di essere quella città posta sopra un monte che non può rimanere nascosta. Soltanto risplende una Chiesa misericordiosa. Se dovessimo anche solo per un momento dimenticare che la misericordia è quello che a Dio piace di più, ogni nostro sforzo sarebbe vano, perché diventeremo schiavi delle nostre istituzioni e delle nostre strutture, per quanto rinnovate possano essere, ma sempre saremo schiavi. Sentire forte in noi la gioia di essere stati ritrovati da Gesù come buon pastore è venuto a cercarci perché ci eravamo smarriti. Questo è l'obiettivo che la Chiesa si pone in quest'anno santo. Così rafforzeremo in noi la certezza che la misericordia può contribuire realmente all'edificazione di un mondo più umano, specialmente in questi nostri tempi in cui il perdono è un ospite raro negli ambiti della vita umana. Il richiamo alla misericordia si fa più urgente, e questo in ogni luogo, nella società, nelle istituzioni, nel lavoro e anche nella famiglia. Certo, qualcuno potrebbe oiettare, ma Padre, la Chiesa in questo anno non dovrebbe fare qualcosa di più? È giusto contemplare la misericordia di Dio, ma ci sono molti bisogni urgenti. È vero,
c'è molto da fare e io per primo non mi stanco di ricordarlo, però bisogna tenere conto che alla radice dell'oblio della misericordia c'è sempre l'amor proprio. Nel mondo questo prende la forma della ricerca esclusiva dei propri interessi, di piaceri, di onori uniti al voler accumulare ricchezze, mentre nella vita dei cristiani si straveste spesso di ipocrisia e di mondanità. Tutte queste cose sono contrarie alla misericordia. I moti dell'amor proprio che rendono straniera la misericordia nel mondo sono talmente tanti e numerosi che spesso non siamo più neppure in grado di riconoscerli come limiti e come peccato. Ecco perché è necessario riconoscere di essere peccatori per rafforzare in noi la certezza della misericordia divina. Signore, io sono un peccatore. Signore, io sono una peccatrice. Vieni con la tua misericordia. E questa è una preghiera bellissima. È facile, eh? È una preghiera facile da dire tutti i giorni. Tutti i giorni. Signore, io sono un peccatore. Signore, io sono una peccatrice. Vieni con la tua misericordia. Cari fratelli e sorelle, mi auguro che in quest'anno santo ognuno di noi faccia esperienza della misericordia di Dio per essere testimoni di ciò che a Lui piace di più. È da ingenui credere che questo possa cambiare il mondo? Sì, umanamente parlando, è da folli, ma ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Grazie.